Ciao a tutti e ben ritrovati su Bet & Tips for You, un saluto caloroso a tutti quanti. Oggi voglio proporvi una doppia dal campionato italiano. Voglio proporvi Juve-Milan, gol di entrambi, la prima partita che voglio proporvi, perché la Juve viene da un pareggio e due sconfitte in questo inizio di campionato, è partita veramente malissimo. Come vi ricordo, ha cambiato l'allenatore, è andato via Pirlo, è stato preso Allegri. Questo cambio per adesso non ha sortito gli effetti desiderati, perché la Juve è partita veramente male, gioca anche male, fino ad oggi non sembra aver ritrovato il piglio dei tempi migliori. L'ultima partita ha perso 2-1 a Napoli, dopo che era stato in vantaggio per 1-0. Si è rifatta la Juve parzialmente in Champions, dove è riuscita a vincere 3-0 fuori casa col Malmo, però è con una partita con una squadra non certo irresistibile, che però potrebbe dare morale ai bianconeri. Vi consiglio il gol di entrambi, anche perché questa giocata è uscita in due delle ultime tre partite disputate dalla Juventus. E poi ecco, sicuramente la Juve deve vincere, perché qualora non vincesse, il distacco dalle squadre davanti sarebbe veramente importantissimo e difficile poi da recuperare. Tra le squadre davanti appunto c'è proprio il Milan, che invece ha fatto punteggio pieno, ha fatto filotto. 3 vittorie su 3 in campionato, è partita molto forte la squadra di Pioli, che sembra aver assimilato sempre di più gli schemi e il gioco del proprio allenatore. In Champions il Milan ha perso 3-2 con Liverpool, una partita che ha giocato sicuramente meglio la squadra di Klopp, dove però il Milan comunque a un certo punto era stato in vantaggio per 2-1, e è una squadra che comunque ecco, sa giocare, è migliorata tanto in questi anni, e come appunto la Juve dovrà vincere, ovviamente il Milan non vorrà perdere, o anzi appunto sicuramente partirà per vincere, proprio per staccare sempre più la squadra bianconera. Ecco perché mi aspetto una partita combattuta, ed ecco perché vi consiglio il gol di entrambi. La seconda partita che voglio consigliarvi è Verona-Roma 2. Il Verona viene a 3 sconfitte in 3 partite, l'ultima partita sconfitta per 1-0 a Bologna. 7 gol subiti, e questi dati sono costati l'esonero Eusebio Di Francesco, che con questo viene a 3 esoneri consecutivi, 3 esoneri di fila. Sembra ecco che l'allenatore abbia smarrito la strada dopo la storica semifinale ottenuta in Champions con la Roma. Roma stessa che invece, a Roma si vede l'effetto Mourinho, la squadra giallorossa è partita fortissimo, 3 vittorie di fila in campionato, 6 vittorie di fila se si contano anche le coppe, visto il doppio confronto vinto col Trabzonspor, e il 5-1 col CSKA di Sofia. Ecco, vi consiglio il 2 anche perché paga secondo me veramente bene rispetto al fatto che il Verona appunto ha avuto 3 sconfitte su 3 in campionato e l'esonero dell'allenatore, e la Roma invece viene da 6 vittorie di fila. Quindi ricapitolando, vi voglio consigliare Juve Milan gol di entrambi e Verona Roma 2. Voglio dare un livello di confidenza medio a questa giocata, e nel ricordarvi, come al solito, di giocare responsabilmente, vi invito a iscrivervi al nostro sito, a mettere mi piace a questo video e che le spiegazioni sono contenute nel video stesso. Come sempre, auguro un buon calcio a tutti e vi saluto tutti quanti. Ciao a tutti!